Nuovo appuntamento con Attenti a T2 dalla Feltrinelli di Latina. Oggi volevo subito presentare intanto un libro, un nuovo libro che potrebbe essere una strenna natalizia, un libro diciamo che fa riferimento a Fabio Benvenuti, e ci sono delle foto meravigliose che fatte da tutti i fotografi locali. Un anno di lavoro, un anno di sviluppo, un anno di riprese fotografiche fatte nei momenti più opportuni anche diciamo della città di Latina da un punto di vista anche climatico. Questo è un ottimo libro e rimarrà nella storia, così ci dicono, per quanto riguarda la storia della città di Latina. Ricordatevelo. Senti, di che vogliamo parlare oggi? Vogliamo parlare di queste statistiche su Latina? Le classifiche. A fine anno si fanno un bilancio, stanno le classifiche. Latina migliora, diventa superstar, migliora di 10 punti. Ma in che cosa migliora i 10 punti? Il parametro dell'Italia Oggi, che fa una classifica tutti gli anni sulla qualità della vita all'interno delle province, tra le province italiane, e in questa classifica Latina ha migliorato di 10 posizioni rispetto all'anno precedente. Nell'ambiente? No, nell'ambiente. L'ambiente è uno dei parametri, è migliorato in tutto, però credo che sia accaduto questo, non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma è come quando dice si offre un volontario e tutti quanti, faccia un passo avanti, nessuno, uno rimane fermo, gli altri fanno un passo indietro e lui diventa volontario. Quindi probabilmente è successo questo, gli altri sono arretrati e noi siamo risultati un po' meglio. Però per quanto riguarda... Perché non abbiamo fatto alcunché per meritare il meglio, cioè, oltre che esistere. Ma sulla sanità e sulla criminalità però non va ancora tanto bene. Ma guarda, diciamola tutta, nelle città di provincia si vive molto meglio che nelle città grandi, quindi questi parametri, queste classifiche sono un po' un gioco di Natale. Però nella criminalità, gli arresti, tutta una serie di vicende indubbiamente hanno dato una trasposizione dell'immagine della quindi nostra. Quindi dobbiamo credere poco a queste... Cioè, secondo voi se vive più di meglio a Parma dove c'hanno Verdi o a Bolzano dove non succede mai un accidente, a dove Bolzano, muori per 100 anni a Bolzano? Meglio a Parma, non c'è, no, a Bolzano, almeno ti mangi il parmigiano, almeno ti mangi le mele della Valzana, lascia perdere. Poi, sì, a proposito di questo parmigiano, qualcuno poi ci ha giobbato sopra su questo partigiano parmigiano, però lasciamo perdere alla prossima volta.